Noi abbiamo tante stupende cose, abbiamo un corpo, abbiamo una mente, abbiamo uno spirito forse. Non li usiamo. Usiamo la mente per ricordarci i numeri del telefono, per imparare delle cose con cui guadagnarsi il pane, ma non usiamo la mente per indagare, non usiamo la mente per fare altri esperimenti. È lo stesso con il corpo, in verità. Sono venuto in questo paesino dell'Appennino quando avevo 5 anni, perché mio padre, che era povero ma adorava sciare, veniva a sciare qui. Da allora ci sono sempre venuto. Ci ho costruito questa piccola casa, questa gompa, come la chiamo, tibetana. È il sogno di un bambino, la casa nel tree house, la casa in mezzo al fiume. Andavo a scuola, ero bravo, studiavo, ripetevo a pappagallo le cose con cui prendevo 9, non capivo niente. E il mondo intellettuale di Firenze, quando ero giovane, che mi ha sfiorato da tutte le parti, con grandi personaggi anche interessanti, non era fatto per me. E io avevo questo senso di questo posto che non aveva niente di intellettuale, era fatto di pastori, ce n'erano tanti, con i quali io preferivo parlare, invece che con i professori, scrittori, alcuni anche famosi che ho conosciuto. Questo posto era la magia, che è quello che ho sempre cercato nella vita. Tutti questi miei vecchi ex giornalisti, colleghi, e quando mi hanno visto vestito di bianco, col sacchetto bianco che tornavo dall'ashram, uno mi ha guardato e ha pensato che ero andato matto, e per me era andato matto lui, che faceva sempre le stesse cose, si ripeteva anno dopo anno. Almeno io cercavo di fare delle nuove. Poi ho avuto un momento, era simpatico, era un inglese, che era il capo di Time Magazine, a Delhi, un vecchio amico. Lo conoscevo dai tempi del Vietnam, dove lavorava per la Reuters. Poi ha avuto un dubbio. Mi ha preso da parte e mi ha detto: ma dimmi una cosa, io ti vedo che tu sei liberato. Dico: beh, insomma, ci provo. I soldi giocano un ruolo nella liberazione. Era il suo problema. Non giochiamo abbastanza con le tante belle cose che abbiamo fra le mani. Reagiamo più che agire, reagiamo. Siamo abituati per routine. Succede una cosa, reagiamo così, se ne succede un'altra, reagiamo così. E andiamo avanti in una serie di comportamenti già stabiliti, fissati, con pochissime varianti.